Che ruolo hanno le emozioni nella nostra vita? Le emozioni svolgono un ruolo centrale nella vita psichica di ogni essere umano. Nel 1975 abbiamo scoperto, grazie a Paul Ekman, che vi sono sei emozioni fondamentali: la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, la curiosità e il disgusto. Queste sei emozioni sono presenti in tutte le popolazioni e dunque abbiamo una certezza. Siamo tutti regolati da queste emozioni che, tra le altre cose, non sono mai neutre, perché un'emozione è questo è un concetto importante da comprendere, non è mai neutra. Un'emozione è un sensore interno, ci porta dunque delle informazioni. Questa informazione è orientata al segno più e orientata al segno meno. Ma questo non vuol dire che le emozioni sono negative. Le emozioni sono negative soltanto quando non le sappiamo regolare. Imparare ad ascoltare e a comprendere le emozioni ci insegna un'arte che gli antichi latini chiamavano temperantia, cioè la temperanza. È la capacità di frenare gli eccessi delle emozioni. Sviluppare una maturità emotiva non significa reprimere le emozioni, ma regolare le nostre emozioni. Vi sono due condizioni rispetto alla vita emozionale. Innanzitutto l'iperemotività, quando cioè le nostre emozioni sono dei cavalli senza briglie che prendono possesso di noi. L'iperemotività è un'incapacità di gestire queste emozioni. È come se noi fossimo in preda dell'euforia o in preda dell'entusiasmo o in preda della tristezza o della paura o della rabbia, e queste emozioni fanno di noi quello che vogliono. Potremmo dire che in una situazione come questa, invece di essere noi a gestire le emozioni, sono le emozioni che gestiscono la nostra vita. Detto in altri termini, spesso e volentieri vi sono dei comportamenti umani che sono esattamente il riflesso di una emotività incontrollata. Pensiamo ad esempio allo studente che non riesce a regolare la propria vita emotiva. Sarà succube di quello che in quel momento l'onda emotiva gli trasmette. Per cui, se prova disgusto nei confronti di una materia, si allontanerà dallo studio di quella materia. Se prova attrazione per quella materia, si appassionerà a quella materia, trascurando quelle verso cui non vi è attrattiva emozionale. Ma un'altra situazione, che è esattamente l'opposto della prima, è quando vi è una inibizione emotiva. Questa è la condizione attraverso cui non riusciamo ad esprimere quello che sentiamo, quello che proviamo. Questo è il fenomeno che genera la somatizzazione, ovvero sia quando noi, ad esempio, abbiamo una forte rabbia e questa rabbia non l'ascoltiamo, non dialoghiamo con lei, non le chiediamo che cosa vuoi raccontarci, dimmi che cosa dovrei fare per stare meglio e trovare un mio equilibrio, questa emozione può diventare un'ulcera, una gastrite o qualsiasi altra forma di somatizzazione. Ma c'è un altro rischio. Il rischio è che quando noi blocchiamo la vita emozionale, vi è il fenomeno dell'acting out, ovvero sia di un'esplosione incontrollata e dunque violenta delle nostre emozioni. Qual è allora l'obiettivo che dovremmo porci? L'obiettivo che dovremmo porci è di raggiungere un equilibrio emozionale. Uno stato in cui non veniamo turbati dalle emozioni, pur percependole nella loro pienezza comunicativa. Come direbbe Krishnamurti, la più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare. Dunque, porci rispetto alle nostre emozioni con una modalità di osservazione, di ascolto, per poi decidere che cosa fare. È un cammino, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, però è importante sapere che è possibile farlo e che se poi ci lasciamo aiutare da persone esperte nel processo della regolazione emotiva, questo diventerà ancora più facile. Grazie dell'ascolto che mi avete dedicato e il viaggio continua.